Blasco, questo sistema di mettere in virgolette in sicurezza i fori, guardate, sta passando una moto, se ci passasse sopra al buio, immaginate quello che cosa significa per un motociclista rimanere impigliato in questa cosa. Qui è via Don Blasco, è un foro che si è aperto nella strada e viene messo, fra virgolette, come ho detto, in sicurezza con questo sistema, il sistema famoso della griglia arancione. Bisogna invece provvedere immediatamente, anche perché in questo momento con la barriera, fra virgolette, sempre abbattuta, è sicuramente un grave problema. Quindi bisogna intervenire subito, guardate quei ferri. Guardate i mezzi messi a servizio come corrono, ragazzi. Altro problema. Cioè, voglio dire, almeno un segnale, no? Una freccia, un segnale che ne indica la presenza a distanza, per evitare che chi è con la moto o con lo scooter possa incapparci. Guardate quei ferri che cosa rappresentano per un'auto, ma soprattutto per uno scooter che passa di qui, che passa magari al buio, che non lo vede, e che anche una bicicletta, e che fa alla fine che fa. Quindi occhio, se passate dalla via Don Blasco, finché non la mettono in sicurezza, questo è quello che si rischia, soprattutto nelle tarde ore serali, quando è buio e magari qui l'illuminazione non è che sia proprio ideale, e quindi bisogna stare molto attenti. Che facciamo? Vogliamo intervenire a mettere in sicurezza seriamente questa storia? Guardate com'è combinata qui la strada, praticamente si è aperto un buco nell'asfalto, e il modo migliore che hanno pensato di metterlo in sicurezza è questo. Ma in sicurezza per chi? Questa è una trappola. Via Don Blasco.